Bella a tutti ragazzi, sono Berserker91 dei Senza un Senso Logico e siamo su Tombi per PS1. Chi non lo conoscesse, forse uno dei migliori platform per me, meglio a parer mio, mai creati per PS1. Ed era un gioco davvero molto simpatico perché c'erano dei personaggi davvero davvero molto divertenti, tra cui questi maialini cattivi che bisogna uccidere. Quindi io direi di cominciare subito. La storia, da quel che ricordo, è che Tombi, questi maialini rubano questo bracciale e Tombi deve trovarlo. Quindi questa è tutta la storia. Ci godiamo anche Tombi in versione Tarzan. E quindi si comincia dal primo villaggio, che se non erro dobbiamo prendere il tornado per spazzare via il vento e i pulcini soprattutto. Andiamo qui, ma è così cambiato. Beh, perdendo informazioni, vai alla capannina in cima alla collina. Lo sono vecchio, vive lassù, credo che ti vorrà aiutare. Prima di andare controlla i cartelli che incontri sul cammino. Benissimo. No, ok, allora, mi ha fatto un cazzo perché il gioco bene o male lo conosco già. Poi c'era anche una missione secondaria che ti dava la velocità. Eccolo là. Qua si prendeva così. Dietro. Il maiale cade. Ok. Mi si è attaccato al ramo, dondola premendo ed aspirazione, ok. Salta premendo insieme, lo so. Come si faceva? Allora. Ah, ecco. Ora si parlava con questo, che se non mi sbaglio dovevo prendergli la banana. La banana si prendeva in un posto particolare. Prego. Qui c'è il signorotto che ci dà qualche spiegazione. Sì, bisogna trovare qualcosa per eliminare la nebbia. Qua non c'era nulla. C'era, se non mi sbaglio, un filmato secondario che non serviva a nulla. Poi qua si saliva. Si ammazzava questo. Si prendeva il pulcino. Ah, meno male, qualcosina ricordo. Qui c'era un qualcosa che non si poteva prendere. C'è il maialo. Venga maialo, venga. Venga maialo, venga. Perché qua si arrivava a prendere il tornado per spazzare via la nebbia. È ottimo. Per adesso sta andando bene. Allora qui si va sul menu, usa forte tornado. Bene, adesso dovrebbe esserci il filmatino del tornado che spazza via tutto. Ecco qua. E quindi cancella la nebbia, l'abbiamo completata. Aspetta che mi sembra che... ecco, qui c'era una mela. Però non mi ricordo male. Ah sì, i punti servivano per gli appi che ti potevi acquistare delle cose. Aspetta che se non mi sbaglio, qua sotto, eccolo qua, c'era un pulcino. Devo prendere, se non mi sbaglio, 3 pulcini per completare il tutto. Qua se non mi sbaglio tirava la banana.
Sì. Ah, sai nuotare? Ah, questo sì, ti faceva sto scherzetto e poi ti dava la banana. Non so nuotare, purtroppo. Mi tiro la banana. Qualcosina ricordo, poi dei primi livelli, poi degli altri livelli non so un cazzo perché non ho mai finito questo gioco e quindi lo finiremo. Inizieremo questa serie e lo finiremo tutti insieme. Tanto questo si tinge capelli rosa. Ehi, double. Andiamo a prendere. Andiamo a prendere quella. Eccoci qua. Banana. Vediamo un po'. Oh, grazie, non sei così cattivo in fondo. Non mi volevo dare la fame, sono Charles. Ah, ecco a dire la cosa per lo scatto animale, per correre. Quindi siamo animali. Proviamoci lo scatto animale. Molto molto carino. E quindi andiamo avanti che dobbiamo andare alla casa del vecchio. Ragazzi. Ah, cazzo. Ecco, già si inizia a perdere la vita. E andiamo alla casa del vecchio. Qui se non mi sbaglio c'era da fare un po' di platform, anche se non c'era nulla. Mi ricordo che andavo sempre al lato di sotto, però no, anzi mi conviene secondo me andare per di qua, che se non mi sbaglio, oh, la vita, ecco, me lo ricordavo allora. Tanto poi alla fine è la stessa cosa, ci andavamo a prendere qualche app in più, però ecco qui dovrebbe esserci l'ultimo. Oh signora, scusi, mi dia l'uovo e mi dia il pulcino. Scostumata. Si corre. 50.000 AP. Cassetta AP. E andiamo dal nonnetto. Dovrebbe esserci un filmato, dovrebbe spiegarci un po' la storia. Saggio centenario. Nelle uova di cocca. Sì, li ho presi tutti. Ecco qua i pulcini. E abbiamo completato anche questa missione senza manco farla cominciare. Sì, sono nel mio stomaco. E qui c'è finito. Era una terra pacifica di grande bellezza, ma un giorno arrivarono 7 maiali malvagi. Giunsero all'improvviso e usarono i loro poteri per distruggere questo mondo. Per qualche ragione quei malvagi maiali collezionano oro
Scommetto che il bracciale di tuo nonno, rubato dal Komabuta, è un bracciale d'oro. I sette maiali malvagi, questo sembra un incrocio tra russo e un cinese, però va bene così. Ma ricorda di stare attento. Questo è quando so dei maiali coma. Se vuoi riprendere il braccialetto devi farti degli amici. Che la mafia ti aiuteranno molto. Se hai bisogno di me naturalmente puoi tornare qui. Va bene. Non lo devo dare, se la trovi di forte, ma d'accordo, prendi questo, una chiave antica, anche essa a 100 anni, o il tempo passa in fretta. Quindi per trovare questi 7 maiali cattivi, per imprigionarli ci servono i sacchi dei maiali. Quindi devo andare da questo grande gnomo. Devo andare nella foresta. Va bene. E quindi dobbiamo andare a cercare questo grande gnomo. Ah, il vecchietto lì mi ha dato, è sceso tipo la corda forse per salire. Vediamo un po'. Eh sì, si aprono gli scrigni. Quindi è salita la corda forse per andare nella foresta. Sì. Questa corda per andare nella foresta. Perfetto. Se non mi sbaglio tramite i cartelli si poteva salvare. Sì, perfetto. Quindi casomai salviamo. Salvataggio riuscito. Ok. Ragazzi, credo che il video possa finire qua. Ovviamente continuerò sicuramente questa serie che è davvero molto bella. Quindi se il video vi è piaciuto, spolliciate, iscrivetevi al canale e bella.